Buongiorno Reggio, la situazione degli attraversamenti fra Villa San Giovanni è molto seria. A tal proposito consentitemi alcune considerazioni. La prima, questa situazione è la conseguenza della riduzione dei traghetti sulle due sponde dello stretto che noi come città metropolitana abbiamo denunciato già da qualche giorno, paventando proprio questo rischio. Io ho scritto sia al presidente Musumeci che al ministro De Micheli chiedendo di rivedere questa decisione che pregiudica anche il trasporto di tanti pendolari che si muovono fra le due sponde dello stretto e si tratta in particolare di medici, di infermieri, di rappresentanti delle forze dell'ordine che soprattutto in questa fase lavorano per garantire la nostra salute e la nostra sicurezza. La seconda considerazione che faccio è che questa situazione è la fotografia del fallimento del rispetto dei decreti governativi e delle ordinanze regionali. Se tantissime persone sono partite dal nord Italia o addirittura da alcuni paesi esteri e sono arrivati fino a Villa San Giovanni, è del tutto evidente che i controlli sono del tutto saltati. Non ci sono stati controlli a monte e quindi non è stato attuato il rispetto dei decreti governativi e delle ordinanze regionali. La terza considerazione che faccio è che questa situazione va a discapito dei sindaci e va a discapito dei cittadini che con tantissimi sacrifici stanno rispettando le regole. I sindaci, in questa fase soprattutto, non possono essere lasciati da soli, ma i cittadini hanno bisogno di sentire la presenza dello Stato, hanno bisogno di sentirsi protetti e garantiti dalle istituzioni nazionali. I sindaci oggi sono l'anello più debole, ma allo stesso tempo più importante, ed è importante che ognuno faccia la propria parte. Adesso però la situazione a Villa va risolta e va risolta subito. Io ho sentito poco fa il vice sindaco di Villa San Giovanni, mi dice che la situazione è molto preoccupante. Naturalmente noi abbiamo offerto la massima disponibilità, il massimo aiuto come città metropolitana, però ancora oggi ci sono, ancora adesso ci sono tantissime persone ferme sul piazzale del porto di Villa San Giovanni, tantissimi anche bambini, e quindi è del tutto evidente che non si può continuare in questo modo perché la presenza di queste persone sul territorio di Villa San Giovanni genera assembramenti e soprattutto aumenta il rischio di contagi sul nostro territorio e questa è una cosa che noi non possiamo assolutamente permetterci. L'ho detto anche al prefetto, so che prefettura e questura stanno lavorando in questo senso, ma è del tutto evidente che questa è una situazione che va risolta a livello politico. Quindi è fondamentale che i presidenti Musumeci e Santelli si mettano in contatto e risolvano il prima possibile questa impasse. Più queste persone rimarranno sul piazzale di Villa San Giovanni, più il rischio assembramenti, il rischio contagi sarà elevato. L'ultima considerazione che faccio, questa situazione rende ancora più urgente e importante che le due città metropolitane dello Stretto lavorino insieme per strategie comuni di sviluppo e in questa fase lavorino insieme per strategie comuni relative ai controlli del territorio e al monitoraggio dei flussi sulle due sponde dello stretto. In questo senso noi siamo pronti, la città metropolitana è pronta a lavorare in sinergia. Vi aggiorno anche sui dati del GOM, commentiamoli insieme. Anche ieri il bollettino del grande ospedale metropolitano ci dà molta fiducia e ci conforta. Soltanto tre nuovi contagi, quindi la metà rispetto ai sei di avantieri, però non abbassiamo la guardia perché questi dati potrebbero anche non essere del tutto veritieri. Sappiamo cioè che gran parte delle persone infette da coronavirus è asintomatico e sappiamo anche che ad oggi non si effettuano tamponi nei confronti dei soggetti asintomatici. Quindi adesso la battaglia che bisogna portare avanti è quella di aumentare
i tamponi nei confronti di tutti i calabresi. Aumentare risorse, uomini e mezzi che consentano di effettuare tamponi innanzitutto alle persone più esposte. Quindi penso ai lavoratori, penso ai dipendenti della catena dell'agroalimentare, ai cassieri dei supermarket, insomma chi oggi è più esposto rispetto agli altri. Vanno aumentati i tamponi nei confronti delle persone che ne facciano richiesta e soprattutto delle persone che sono state a stretto contatto con chi poi è risultato essere positivo a coronavirus. Io stesso in questi giorni ho ascoltato, ho sentito, mi hanno inviato tantissimi messaggi persone che richiedono i tamponi e che purtroppo non riescono a effettuarli. La nostra partita, lo ripeto, si gioca sulla base e sul campo della prevenzione. Una prevenzione efficiente è data da numeri reali e noi questi numeri reali li possiamo avere soltanto se aumenta la platea delle persone che possono effettuare il tampone. Questa è la battaglia che noi dobbiamo portare avanti nella piena consapevolezza che bisogna dire soltanto grazie, grazie, grazie a tutti voi, bisogna dire soltanto grazie ai cittadini di Reggio Calabria per come stanno osservando e rispettando le regole. Non molliamo adesso e sono convinto che torneremo ad abbracciarci presto. Vi aggiorno anche sul fondo di mutuo soccorso. Ieri tantissimi messaggi, tantissime persone che vogliono contribuire, vogliono dare una mano. Questo dimostra ancora di più il grande senso di comunità che stiamo riscoprendo nella nostra città. Tra poco approveremo la delibera di giunta che istituirà il codice IBAN per poter contribuire e vi darò aggiornamenti più tardi.